Vent'anni dopo l'arrivo a Soriano del fondatore del convento, padre Vincenzo da Catanzaro, i frati predicatori ogni notte si ritrovavano in chiesa per la recita dell'ufficio divino. Nella notte tra il 14 e il 15 di settembre del 1530, verso le 2:30, il frate cooperatore Lorenzo da Grotteria, come di consueto, scese per primo in chiesa per adempiere ai preparativi ed accendere le candele. Grande fu la sua meraviglia, come documentato dal Campitelli, quando vide tre donne di aspetto maestoso. Assalito dai dubbi, pensò di aver dimenticato aperta la porta della chiesa, ma la donna dall'aspetto più maestoso fugò i suoi dubbi, avvicinandosi con fare gentile per chiedergli: «Avete in questa chiesa qualche immagine di San Domenico?» Il frate confuso mostrò che vi era soltanto quella dipinta e sbiadita sulla parete. La donna allora gli consegnò un involucro di tela che fra Lorenzo portò immediatamente al superiore. Ascoltato il suggestivo racconto di fra Lorenzo, i frati di fronte allo spiegamento della tela tramutarono il loro turbamento in stupore quando videro l'immagine di San Domenico di Guzman passando alla riverenza. Subito dopo corsero in chiesa a controllare se qualche porta fosse rimasta aperta, ma le donne erano scomparse, nonostante le porte fossero ben serrate. La notte seguente apparve Santa Caterina Vergine e martire di Alessandria d'Egitto al superiore, dicendogli che le donne della notte precedente erano la Vergine Santissima, Santa Maria Maddalena e lei stessa, protettrici dell'ordine domenicano.